Il volto di Dio, per la prima volta in una chiesa consacrata, entra un'opera immateriale. Il volto di Dio è irrappresentabile e ho rappresentato l'irrappresentabile. Nel volto di Dio c'è tutto, tutte le galassie, dalla prima goccia del nostro stagno, d'acqua all'immensità delle galassie, per cui è irrappresentabile. Questa solo semplice, tenue luce, questo vuol dire. Qua c'è tutto, in questo apparente niente, in realtà c'è tutto. Una palla d'altare per questo e altri pianeti. Siamo noi sulla Terra gli unici detentori del sacro, dell'anima? Voglio dire, Dio in tutto l'universo infinito ha pensato solo a noi, a mandare suo figlio solo sulla Terra? Non lo so, è una domanda molto forte al quale ovviamente non possiamo per adesso rispondere, ma prima o poi incontreremo una vita in altri pianeti e questa domanda dovremo pur porcela. Come mai avete scelto di ospitare all'interno della bellissima basilica duecentesca di Santa Giusta due opere di arte contemporanea? Ma abbiamo accolto la proposta dell'artista Salvatore Garau perché ci sembrava che le due opere, la pala d'altare per questo e altri pianeti e il volto di Dio, un'opera immateriale, potesse essere occasione per noi per suscitare delle domande anche tra i cristiani spesso sopite, soprattutto sul volto di Dio e sulla ricerca di Dio, spesso un po' impigriti anche dalle immagini, dal figurativo, rinunciamo a quella evocazione che l'arte contemporanea può far nascere in chi si lascia coinvolgere in quella ricerca che è spirituale e culturale.